Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio presentare For All Rubrics, creare rubriche valutative per una valutazione autentica. Di cosa si tratta? Di un'applicazione web-based mobile per creare rubriche valutative che possono essere associate agli alunni di una classe creata. Disponibili le app per iPad e per Android. È un'applicazione molto articolata e completa che permette di creare una rubrica, una checklist, un badge. Nella compilazione posso ricorrere alle attribuzioni standard che mi vengono proposte per ogni tipologia di rubrica. Oppure posso personalizzare i template. Con l'inizio di un nuovo anno scolastico, il sistema ti chiede di aprire una nuova fase. Interessante la funzione di portfolio per gli anni scolastici, per le valutazioni degli studenti, per le rubriche di argomento. È caratterizzata da una flessibilità di compilazione, permette la compilazione personalizzata secondo criteri, dimensioni, livelli con descrittori. Permette di riferirsi alle competenze degli studenti che stiamo valutando. È facilitante perché associa gli alunni della classe alle rubriche, perché gli studenti vedono nel portfolio i loro progressi, perché le rubriche nuove possono essere realizzate partendo dalle esistenti, perché dispone di un ricco database da cui prelevare rubriche. Le rubriche di default sono in inglese, ma se si naviga con un browser che permette traduzione, risulta facile la modifica e compilazione delle rubriche. Bisogna registrarsi. Cerchiamo ora For All Rubrics nella casella di ricerca di Google. Il primo risultato in cui ci imbattiamo è quello giusto, For All Rubrics. Clicchiamo. È indispensabile registrarsi se non lo si è già fatto in precedenza con il sign up. Bisogna compilare questa interfaccia, IM Teacher, con tutti i nostri dati e poi cliccare su Create un account sicuro. Faccio login con le mie credenziali, sono già registrata. Login. Sono dentro For All Rubric, come potete vedere. Individuo l'anno scolastico in My Class. 2019-2020 e come vedete ho qui gli studenti associati alla classe. Per associare gli studenti lo posso fare con la spunta più add student, lo posso fare in questo caso manualmente, potrei anche farlo aggiungendo e uploadandoli con un foglio Excel. Vado in My Class, comunque per organizzare gli studenti, vado in Admin, posso andare in Admin, in alto a destra. E manage
students. E qui potete vedere che posso importare quindi un elenco, import roster degli studenti. Vado di nuovo in My Class. In My Class, la classe di riferimento, la quinta A. Se vado ancora in Manage Student, posso non solo quindi aggiungere gli studenti, ma anche creare una nuova classe, Add Class, e qui metterò la nuova classe che voglio creare. Allora, in My Class ho gli studenti, in Design ho la possibilità di creare una rubrica oppure, ad esempio, vediamo, Create Rubric oppure una checklist oppure un basic page. Poi ho una library, chiudo un attimo, ho una library. Ci mette un po' a caricare la library. Adesso vediamo se compare. Ecco, in cui ho delle rubriche sotto la licenza Creative Commons Rubrics che posso utilizzare. Poi ho Analyze per vedere i risultati e poi un help center. Vado in design per creare una nuova rubrica e posso anche aggiungere una collezione, una nuova collezione per organizzare le rubriche e i badge. Vado semplicemente ora in create. Clicco su rubric. Ora devo compilare la mia rubrica. La prima cosa che devo fare è aggiungere una rubrica title. Scrivo presentazione multimediale. Salva, save. Sono in Base Editing, vado in Advanced Editing per mettere altre informazioni. Do una description se voglio. Qui, gli studenti. Presentano. La situazione, vediamo. Emergenza coronavirus. Posso anche indicare le competenze da verificare. Digitali. Save. A collection, lascio my rubric, l'autore e poi i tag. Inserisco
competenze digitali. Presentazione. Multimediale. Virgola. Coronavirus. Posso aggiungere altre. Save. Vedete come le mette. Potrei anche permettere agli studenti la self-peer access. Adesso andiamo a compilare comunque la nostra rubrica. Andiamo ora a mettere innanzitutto in items competenze. Quindi ho cambiato l'item. Come vedete, posso ora cambiare i livelli. Qui metterò iniziale, save, qui aggiungerò base, qui aggiungerò per descrivere il livello intermedio. E qui in esemplari. Avanzato. Avrei potuto scegliere invece di quattro livelli che mi vengono proposti tre, oppure aggiungere un ulteriore livello attraverso Add Rating oppure Delete Rating. Ora vado a modificare il colore delle mie caselle. Tanto per visualizzare come posso modificare a portare delle modifiche. Lo lascio verde, questo lo mettiamo magari giallo, bel giallo scuro. Mi attribuisce di default i punti, un punto, due punti, tre punti, quattro punti. Potrei anche andare a modificare il punteggio. Come vedete, lascio la rubrica con l'attribuzione di questo punteggio di default. Ora vado a individuare le competenze. Contenuto. Metto sì, contenuto. Vedete che è apparso quindi le competenze rispetto al contenuto e qui metterò la descrizione
dei vari livelli, iniziale, base, intermedio e avanzato. Ho compilato quindi i primi livelli, la descrizione dei livelli per quanto riguarda il contenuto. Nella presentazione sono presenti poche informazioni, non sono organiche e poco attinenti alle richieste, nonostante il supporto fornito dal docente. Nella presentazione sono presenti, per quanto riguarda il livello base, poche informazioni essenziali, altre superflue, ma sostanzialmente attinenti alle richieste. Il supporto del docente è stato continuo. Per il livello intermedio, la presentazione contiene le informazioni essenziali derivate da più fonti che sono citate. Per il livello avanzato, la presentazione contiene ampie e documentate informazioni e citazioni, soddisfa pienamente le richieste. Ora vado ad aggiungere la seconda, categoria. Requisiti tecnici della presentazione. Ci vedete? Quindi comparire qui. Vado a compilare i livelli dall'iniziale all'avanzato. Ecco, ho compilato quindi i requisiti tecnici della presentazione con la descrizione dei quattro livelli che sono stati scelti. Vado a compilare la terza categoria. Sarà esposizione orale. Vado a dare anche qui i descrittori dei livelli, secondo i livelli dall'iniziale all'avanzato. Ho compilato i livelli per quanto riguarda l'esposizione orale. Vado a qui a indicare il prossimo obiettivo e quindi alla prossima competenza. Conoscenza dei contenuti. Vado ora anche qui a descrivere i livelli. Ecco, ho compilato la conoscenza dei contenuti a quattro livelli, ho aggiunto un'altra categoria rispetto dei tempi con la descrizione. Potrei ora aggiungere, se volessi, un'altra sezione per andare a verificare in questa attività altre competenze. Lascio comunque la rubrica così e metto in presentazione multimediale qui update beige e quindi upload beige image, perché mi è anche comoda per identificare la rubrica. Quindi andrò in upload beige image e vado
nelle immagini, ad esempio, cercare un'icona che mi possa essere utile. Vediamo se ne troviamo una. Va bene, metto una qualsiasi che mi dia l'idea. Mettiamo questo. Occhio, apri. Ok. E vedete che è comparsa l'icona presentazione multimediale. Vado in Done e quindi ho creato la mia rubrica istantaneamente e che utilizzerò ora proprio per attribuire agli studenti. Vedete che è stata quindi salvata nelle mie rubriche. Posso editare la rubrica, posso copiare la rubrica, posso stamparla, posso esportarla, posso assegnarla a una collection se l'avessi fatto o se avessi creato delle collection, o archiviare la rubrica. Vado ora in My Class, scelgo dalle activities, cioè scelgo da questa già esistente nelle My Rubrics, vado a prendere la presentazione multimediale che ho appena creato. Ok, e adesso vado ad assegnarla ai miei studenti. Quindi, come vedete, l'ho assegnata ai miei studenti, la vado magari a valutare rispetto a quello che hanno fatto gli studenti. Come faccio? Adesso valuto un po' a caso. Quindi ho valutato rispetto a quella rubrica lo studente. Valutiamo anche questo. Secondo i livelli, in questo modo, a caso, Dan. Anche il terzo studente è stato valutato. Il secondo studente, scusate, valuto il terzo. Sempre a caso, questo dopo aver visto insomma il lavoro di presentazione, procedo alla valutazione, ma qui avevo dimenticato una voce. Ecco. Ok. E così i miei studenti sono stati valutati. Ora che ho valutato gli studenti, vado in Publish Result per il primo, per il secondo e per il terzo studente. Posso ora stampare i risultati, inviarli oppure view journal. Quindi mi dà il journal dello studente e vado a vedere view result. E questo è il risultato che ha ottenuto lo studente.
posso fare il download in PDF, stampare o chiudere la finestra. Così abbiamo creato una rubrica e l'abbiamo attribuita agli studenti della classe. Questa rubrica riguardava una presentazione multimediale. Possiamo ora andare a perfezionare la restituzione delle rubriche corrette. Clicco sul mio studente, l'activity. Questa era la, quindi, griglia corretta. Vado in edit. E posso aggiungere un commento. Molto bene la presentazione. Hai raggiunto gli obiettivi. Di presentazione. Punto. Potresti comunque maggiormente l'esposizione orale. Save. E quindi, come vedete, ho lasciato un commento al mio studente che posso naturalmente salvare, cancellare o delete. Ritorno nella presentazione e in effetti vedete che l'esposizione orale poteva essere migliorata. Ora pubblico di nuovo il risultato. Publish result. E così il mio studente riceverà anche il commento alla propria attività. Il commento compare, come vedete qui.